Andiamo subito a creare una nuova applicazione e, e questa sera, come la chiamiamo? La chiamiamo eh, template form. Dai. Template form. Eh, partiamo molto male questa sera. Andiamo qua dentro. Ok, qui abbiamo il nostro bel progetto. Apriamo il terminale. E eh, i primi passaggi che andiamo a fare sono proprio quelli di installare Tilewind. Eh, come vi ho già fatto vedere, facciamo npm install meno di... Vediamo se magari si sente meno la tastiera. Tilewind CSS, post CSS e auto prefixer. Prefixer. Ok, attendiamo ancora qualche secondo. Ok. Poi inizializziamo eh, ovviamente al solito. Ecco così magari vedete meglio il codice. E inizializziamo il solito Tailwind eh, config. Tailwind CSS init. Ok, ha creato il eh, dov'è? Eccolo qui. Tilewind Config, qui come al solito dobbiamo mettere il content come da linea guida eh, indicate su Tilewind e infine andiamo nel nostro styles CSS, e qui facciamo Tilewind Base, Tilewind eh, Components e Tilewind. Utilities ma vedremo subito. Allora, iniziamo subito, facciamo Ngs, quindi lanciamo la nostra compilazione e apriamo il nostro browser che finalmente dovrebbe essere impostato in e in Chrome, eccolo qui, mettiamo a sinistra, mettiamo a destra. Ok, come al solito, andiamo nella nostra app, cancelliamo tutto, salviamo. E abbiamo la nostra pagina bianca ok iniziamo con le pipe quindi cosa sono le pipe allora mi sa che un esempio è più esplicativo creiamo una variabile beh, qui ce l'abbiamo già title con scritto template form ok come vi ho già fatto vedere eh, se io faccio un paragrafo no e Faccio il data binding, se io metto title vedrò il title qui. Andiamo, scusate, facciamo una cosa sul, eh, sullo stile in maniera tale che abbelliamo un po' la, la nostra grafica, ok? Mettiamo eh, nel body margin padding 0, tutto schermo in absolute e eh, con un background un po' grigetto magari voi non lo apprezzerete però fidatevi che è un po', po grigietto allora abbiamo il title. e vogliamo il nostro grafico ci dice che in realtà deve essere in maiuscolo allora uno dei modi che abbiamo visto è quello di andare qui ad esempio a dire to uppercase se facciamo così diventa tutto quanto in maiuscolo ma supponiamo che questa variabile venga replicata nel nostro html più e più volte e soltanto in un caso di questi lo vogliamo in maiuscolo ok come in questo caso e che il nostro grafico dice soltanto il terzo paragrafo deve essere in maiuscolo a quel punto noi possiamo e di vero abbiamo diversi modi però noi in questa sera vediamo il pipe quindi vi faccio vedere come funziona con il pipe facciamo pipe uppercase Ovviamente in questo momento mi dà un errore perché essendo in standalone component dobbiamo importare tutto quello che riguarda i common modules. Quindi andiamo qui, common module. A questo punto se andiamo a vedere è sparito l'errore. Quindi salviamo, salviamo e guardate un po'. Praticamente il pipe è una funzione di trasformazione sulla base della variabile che diamo in ingresso. Quindi title a. Ah, template form dicendogli di applicare questa funzione lo converte in uppercase molto semplice molto molto banale ovviamente le pipe funzionano anche nel caso in cui abbia delle variabili signal quindi se io chiamo variabile signal uguale a signal una stringa e la inizializziamo come questo è, questo è un questo è un titolo magari se metto l'accento dopo la e questo è un titolo e poi andiamo a fare il data binding come abbiamo già visto variabile signal vi ricordate le variabili signal si mettono tra parentesi tonda no e poi facciamo upper case allora, se facciamo la variabile signal così, questo è un titolo. Se gli metto l'upper case, quindi la pipe di uppercase diventa tutta maiuscolo. Sicuramente qualcuno potrebbe dirmi: vabbè, però sì, bello l'uppercase, però bastava metterci una classe, e magari dicendogli che visto che abbiamo eh, in questo caso abbiamo tile, quindi che c'è l'upper case, se io ci metto uno style CSS con l'upper case, ho risolto il problema. È vero. Avete ragione, avete anche tutta la mia solidarietà. In realtà non esiste soltanto la pipe per la case, ma esistono diverse pipe. Ad esempio, andiamo a creare una variabile di tipo data. Data da visualizzare. È uguale a new date. Qui mettiamo l'anno, oggi, quindi 2024. Il mese è, è aprile. Il giorno è l'11 se adesso io faccio vado a fare il data binding della data da visualizzare cosa mi fa vedere eccolo qua è un po bruttino poi noi siamo anche in italia e, insomma non, non lo vedo proprio allora applichiamo la pipe date e già vedete che la data viene visualizzata in maniera diversa ma le pipe non hanno soltanto... alle pipe possiamo passare anche degli argomenti. Ad esempio se questa data volessi vederla in maniera diversa, metto due punti e tra apici gli dico ad esempio giorno, mese e anno. Adesso io salvo, ecco che la data è visualizzata in maniera differente. Vedete che le pipe, sì, potevo usare in questo caso una classe, ma per far vedere una data in maniera diversa, questo sicuramente è un modo un po' più carino. Ora, facciamo un altro esempio. Mettiamo una variabile valuta e la settiamo a 1000. A questo punto facciamo un altro data binding e mettiamo valuta. Se la Facciamo visualizzare così, vedete? Vediamo 1000 che è il valore della variabile. Un altro pipe che ci può tornare utile, ad esempio, è il money, eh, il currency. Scusate, il currency. Adesso io salvo, come vedete, mi dà dollaro 1000. Ma noi siamo in Europa e abbiamo l'euro. Possiamo mettere il, il, un parametro al currency, ed ecco che abbiamo in euro semplice no ovviamente le pipe oltre a esserci quelle già fornite dal team di angular possiamo crearne anche di nuove quindi andiamo a creare un folder che chiameremo pipes ci spostiamo creiamo un nuovo terminale andiamo dentro src andiamo dentro pipes Andiamo dentro app, andiamo dentro pipes e qua dentro andiamo a creare una nuova eh, pipe e ehm, chiameremo ngg, come vi ricordate g sta per generate pipe stato aereo. E adesso lui ci crea stato aereo pipe, stato aereo spec ATS. Andiamo a vedere cosa ha creato dentro il folder e andiamo a prendere la nostra pipe. Come vedete, implementa questa classe. A parte che c'è il decoratore pipe con il suo name, che è stato aereo, viene dichiarata come standalone. Ma questo ormai l'abbiamo capito: cioè, significa che questo elemento dovremo importarlo dove verrà utilizzato. Stato aereo pipe implementa questo pipe transform che viene importato sempre da angular core. E qui abbiamo questa funzione: questa è la funzione eh, di trasformazione. Quindi in questo momento il value è quello in ingresso e questi sono gli argomenti che vengono passati alla pipe. Praticamente, gli argomenti sono questi. Questa è la nostra eh, pipe, è la nostra prima pipe. Allora. Cosa facciamo? Noi eh, abbiamo praticamente lo stato aereo. Lo stato aereo che cos'è? È, per... è l'aeroplano, eh? quindi stato aereo è, sarebbe lo stato di un aeroplano. Lo stato di un aeroplano noi consideriamo che ad esempio l'aeroplano sta in, a terra, sta in volo, è in atterraggio, on boarding. Ho pensato soltanto questi, a diciamo, questi pochi stati. e Perché mi è venuto in mente questo? Eh, perché vi voglio far vedere anche... Come si può definire un type? Un type in TypeScript. Andiamo a definirlo, magari eh, possiamo crearlo proprio qui dentro, dentro la directory app, lo chiameremo types.ts. A questo punto definiamo un type. Export type. L'export serve per esportare questo type. Qui metteremo stato aereo type uguale e qui definiamo gli stati quindi a terra supponiamo che questi stati ci arrivino dal back end quindi nel back end troveremo che per un determinato aeroplano avremo lo stato a terra avremo lo stato in volo avremo lo stato atterraggio scusate atterraggio e Poi lo stato onboarding quindi abbiamo questi quattro stati. Andiamo a definire una variabile che chiameremo stato aereo di tipo, eh, come l'abbiamo chiamato? Stato aereo type quindi stato aereo type chiamato il minuscolo, sì. allora, mettiamo la maiuscola, perfetto. Stato aereo type lo importiamo perché dobbiamo sempre importare riferimento e lo settiamo. Guardate, definendolo come export type. L'intelliSense ci dice quali sono i valori accettabili da questa variabile perché è di tipo stato aereo type. Ok, potevo usare anche le num, ma le NAM magari lo vedremo la prossima volta. In questo momento volevo farvi vedere il type. Diciamo che hanno caratteristiche tra il type e le NAM, hanno caratteristiche differenti. Però in questo momento vi faccio vedere questo. E mettiamo che, ad esempio, lo stato aereo è uguale a terra. Ora, se andiamo qui e facciamo qui un altro paragrafo e mettiamo stato aereo: due punti, mettiamo in database stato aereo, salviamo il chrome. Come vedete lo stato aereo, aereo è a terra, è scritto come, fosse il, come se provenisse dal back-end. Ovviamente questo per l'interfaccia grafica non è, non è proprio ottimale. No? Quindi creiamo questo stato aereo pipe dove il value, qui lo definiamo come, eh, come è l'ho chiamato? stato aereo type. Supponiamo che sia così. Gli argomenti non ci interessano e a questo punto qui su, questo, su questa trasformazione cosa vogliamo? Vogliamo ottenere di ritorno una stringa, quindi presupponiamo che questa pipe, dato questo, questo tipo in ingresso, mi ritorni una stringa in uscita e a questo punto posso fare il mio switch sul valore e fare un return, eh, fare dei vari case. Quindi, nel caso in cui si atterra facciamo un return aereo a terra no nel caso sia ehm, eh, eh, vabbè atterraggio mettiamo return l'aereo l'aereo sta atterrando nel case eh, cosa è rimasto in volo come vedete vabbè adesso qui denteremo anche un po' meglio man mano che io continuo a creare i vari case l'intelligence si riduce nel tipo di, di valori che mi mancano da, ehm, da aggiungere quindi return l'aereo l'aereo è eh in volo e infine vedete l'intellisense mi dice che mancava soltanto onboarding qui facciamo un return l'aereo sta caricando passeggeri e bagagli facciamo un bel format document ecco qui Così si allinea un po' il tutto vediamo pure qui come vedete creare una nuova pipe non è per niente difficile quindi abbiamo creato la nostra pipe la andiamo la salviamo la andiamo a importare dentro il nostro app component quindi stato aereo pipe la andiamo a importare e finalmente possiamo usarla la usiamo qui dentro quindi come abbiamo visto per le altre stato aereo se io salvo Ecco, in questo momento abbiamo convertito un type che magari ci arrivava dal backend e l'abbiamo trasformato in un qualcosa che è molto più eh, leggibile e più carino. no? Quindi, se adesso andiamo a cambiare lo stato qui del nostro aereo, ad esempio diciamo che è in atterraggio, come vedete l'aereo sta atterrando. Ovviamente le pipe possono anche essere messe in cascata. Quindi il grafico ci chiede di mettere ad esempio tutta questa scritta in uppercase. Io posso mettere uppercase. Quindi fa la prima trasformazione e poi fa la seconda trasformazione. Okay, quindi posso anche praticamente aggiungere una dietro l'altra. Delle catene di pipe, ma perché mi premeva di farvi vedere le pipe non solo per questo motivo. Già per questo, ad esempio, di creare una custom pipe che ti fa vedere un risultato eh, graficamente, oppure comunque sia, una trasformazione che trasforma un tipo in un altro è molto simpatico, ma una cosa che non abbiamo visto nel RxJS e ve lo faccio vedere subito. Supponiamo. Che facciamo un int allora solitamente quando la variabile la marchiamo con il dollaro alla fine sa indicare che è un observable questa code style di angular però diciamo che quasi tutti mettono un dollaro alla fine per indicare che questa variabile è un observable quindi vogliamo creare un nuovo observable int dollaro e questo int dollaro eh, lo facciamo uguale a interval come abbiamo visto l'altra sera di un secondo ora l'altra sera anzi lo facciamo come l'altra sera poi andiamo a vedere la pipe facciamo implementiamo on init implements on init andiamo a importare qui lo andiamo a implementare Qui adesso facciamo quello che avevamo fatto l'altra sera, quindi facciamo un interval di mille, di mille, punto, subscribe. Vi ricordate, vi avevo detto, quando fate la subscribe ricordatevi di fare la subscribe, adesso ve lo faccio rivedere, quindi qui mettiamo contatore e qui adesso andiamo a creare una variabile signal, quindi contatore uguale a signal di number e lo settiamo a 0 quindi a subscribe faremo vis.contatore.set contatore quindi avremo questa variabile quindi abbiamo il contatore qui abbiamo fatto la subscribe lo settiamo andiamo a fare il data binding di questo quindi mettiamo un paragrafo e Mettiamo contatore se vi ricordate, il signal, come abbiamo visto anche prima, questa variabile signal. L'abbiamo messo tra parentesi perché è una funzione. Salviamo e qui adesso parte e incrementa ogni secondo il contatore. Ora, allora, siccome è troppo schiacciato e vorrei migliorarlo un po'. come vi ho fatto vedere che faccio: faccio due punti host. Cioccio la apply, facciamo un margine: anzi, facciamo un padding di 5. Così stacchiamo un po'chino. Ovviamente non ha staccato. <ride> Facciamo anche un margine di 5, vediamo un po'. E non ha staccato. E mettiamoci un block. Ecco, adesso ha staccato. Quindi eh, adesso lo vediamo un po' meglio. Okay? Quindi qui abbiamo questo contatore che continua a incrementare. Diciamo che però così il contatore, l'utente non capisce. Quindi vi faccio vedere un'altra cosa che si fa. Creiamo un'altra variabile. Descrizione contatore. Questa volta la chiameremo computed. Computed. Computed è sempre, fa parte sempre di signal. E cosa mi permette? Mi permette di fare un ritorno. Ad esempio. Di. Una string interpolation perché computer ah, devo importarlo sulla base di un signal ok quindi farà praticamente un calcolo ogni volta che cambierà contatore qui avrò un calcolo in questo caso una string interpolation sono passati dollaro vis.contatore secondi quindi eh, praticamente ogni volta che cambierà il valore di questo signal automaticamente aggiornerà anche il valore cal calcolato di questa descrizione contatore. Andiamo a metterla nel nostro HTML, quindi invece di contatore mettiamo descrizione contatore, salviamo, ed ecco qui abbiamo sono passati un secondo. Ma il nostro grafico ha detto che dobbiamo fare in uppercase, eccolo qui. Sono passati 0 secondi. In realtà se il grafico dovesse dirci farlo in uppercase molto probabilmente è molto più, è molto molto più performante emettere una classe o creare uno stile eh, in uppercase ok però noi stiamo studiando le, le pipe quindi eh, le vediamo così se vi ricordate vi ho detto quando create eh, un subscribe mi raccomando ricordatevi di descriverlo quando c'è il destroy del componente. Vi ho fatto vedere tre modi. Il modo che preferisco personalmente in Angular 17, ma se non ricordo male già da Angular 15 c'era, era quello di creare un destroy ref, uguale inject destroy ref, e qui mettere dei until destroyed. Adesso andiamo a importarlo. Sì, qui cosa che ho scritto destroy ref destroy ref vediamo se finalmente no no niente no in tal senso no, <ride> non ha intenzione di funzionare andiamo a importarlo è sull'interop import from io ho angula. E qui andiamo a importare il take until destroyed. Qui bisogna metterci il vis e così abbiamo la subscribe che verrà descritto quando si distrugge il componente. Ai fini pratici ve l'ho fatto vedere l'altra volta creando dei componenti che si aggiungono, si tolgono, veniva descritto, vi ho fatto vedere l'effetto collaterale. Questa sera vi faccio vedere un altro modo per descriverlo tramite una pipe, che è molto importante. Commentiamo un attimino questo codice, creiamo una nuova variabile, contatore dollaro, uguale interval, sempre di 1000. Così abbiamo definito l'observable, come vi ho detto prima, quindi abbiamo un observable, che però non produrrà niente. Se io adesso lo aggancio nel nostro HTML, quindi facciamo P, e mettiamo qui il data binding a contatore dollaro e salviamo salterà fuori object di object però c'è una pipe che si chiama pipe async questa pipe che fa dato un observable in ingresso fa una subscribe fa vedere il valore e quando il componente viene distrutto Ah, l'unsubscribe di questa di questo observable andiamo a salvare e come vedete qui è partito il contatore quindi contatore obs in questo modo non avete necessità di fare l'unsubscribe il take until destroy e vi dicendo molto molto semplice ovviamente qui potete fare le vostre trasformazioni ad esempio potremmo mettere un map e eh, dire C'ho i secondi, una trasformazione X s per 1000. Quindi adesso vedremo tutto quanto moltiplicato per 1000, 1000, 2000, eccetera. E la prima parte sui sulle pipe. E sulle pipe, diciamo, non dico che abbiamo concluso, non le abbiamo viste tutte, però avete capito qual è la filosofia delle, della pipe. Adesso vi faccio vedere un attimino i template ref, vi faccio vedere tutte queste cose perché poi le vedremo molto meglio, beh molto meglio, insomma le vedremo anche sui template ref, sui template form, scusate. Andiamo, qui sì, possiamo anche cancellare il tutto. Andiamo a definire un div, mettiamoci un po' di stile, e facciamo un max. Eh, di larghezza 4xl mettiamo qui un flex flex call e ci mettiamo pure un gap, un gap di 3 ok a questo punto mettiamo un input di tipo testo adesso salvo si refresha qui eh, non lo vedete perché <ride> È un po non si vede molto quindi andiamo a stilizzare un attimino questo questo input type eh, magari per farlo vedere un po più un po più evidente quindi io ho già uno stile pronto quindi non vi faccio perdere tempo eccolo qui adesso salvo ecco questo è già più carino quello che non si vede magari facciamo un text white così Ah, ecco, adesso si vede bene. Sì, in effetti non è che mi piace granché. Vediamo un po'. Mm -hmm. Ah, perché c'è il dark. Ah, mm, visto che stiamo vedendo questo, volevo sistemarlo. Come vedete, eh, TileWind ha anche la possibilità di definire che se il tema del vostro computer dark fa vedere eh, un CSS è a posto. Magari, se salvasse. Quindi, mi mettiamo text black. Risalviamo. Oh, adesso è decisamente meglio. Come vedete, gli ho dato anche questo effetto di animazione. C'è anche il placeholder. Mettiamo anche il placeholder. Placeholder. Metti qualcosa. metti qualcosa. Vediamo. Ah. Oh. Vabbè. Piace, non piace. Questo è il massimo che riesco a fare. Di stili di solito eh, copio quello che mi dà il grafico, allora abbiamo questo input sul lato diciamo HTML. Io posso marcare questo input facendo sharp F anzi sharp txt. Cosa sto facendo mettendo lo sharp in questo modo? Sto creando una local reference sull'HTML. Quindi se io qui vado in data binding, mettiamoci un paragrafo così lo distinguiamo dal resto, e in binding ci mettiamo l'F, e txt, come vedete non mi dà un errore, se vado sopra vi dice che è un HTML input element. Salviamo, se metto, eh, andiamo avanti. Quindi vedete che ho definito una variabile e qui ce l'ho ehm, la posso fare il data binding della variabile locale che ho definito. Ora, di questo input mettiamo il binding per qualche motivo. Ok, facciamo un input uguale eh, on input change dollar allora, event. Quindi questo ve l'ho già fatto vedere e praticamente passiamo eh, a questo input change qualche cosa passiamo l'evento adesso qui andiamo a dichiararla se l'intelligence mi aiuta dichiariamo il metodo nel nostro ts magari se allarghiamo un po ecco dovrebbe averlo definito eccolo qui e ci mettiamo un console log di dollaro event Adesso apriamo la nostra console di sviluppatori. Eccola qui. Salviamo. Adesso quando io cambio, e ovviamente non funziona perché non ho salvato, quando io cambio qualcosa vedete che qui ho un input event. Per ogni volta che io premo qualche cosa c'è un input event. È più o meno quello che ci aspettavamo ed è quello che abbiamo visto anche nelle eh, puntate precedenti. Ma io qui... Potrei passarci ad esempio il mio txt, txt facciamo salva. Mi dice ovviamente che questo html input element non è un evento. Qui a questo punto, per semplificarci la vita, mettiamo un any. Al momento, mettiamo un any, poi cambieremo. Ritorno a funzionare. Adesso, se io scrivo, mi passa un input. Guardate sul console.log, mi fa vedere un html. HTML che sarebbe il nostro, il nostro tag input e se qui ci mettessi punto value e scrivo qualche cosa come vedete mettendo un local ref nell'input change ci passo il valore e qui potrei anche farlo vedere mentre scrivo come vedete mi fa vedere anche magari eh, valore immesso ok ecco qua ovviamente potrei anche qui applicarci un uppercase che me ne sembra quindi quando io ho eh, definisco uno, un sharp nome di qualcosa definisco un lock ref ma lo definisco sia per la parte HTML ma lo posso usare anche per la parte del controller come facendo il view child. Questo, magari lo mettiamo un po' meglio, cos'è cos il view child? È eh, ve lo faccio vedere: faccio prima, <ride> view child. Qui gli dico il selettore. In questo caso l'abbiamo chiamato come txt e qui mettiamo element input element element. Due punti, html input element. Ora mi dà un errore perché, perché mi dice guarda che non è mai stato inizializzato, o lo inizializza il costruttore oppure noi sappiamo che è sempre visibile, punto esclamativo, così diciamo al compilatore che questo elemento ci sarà. Salviamo a questo punto con questo noi possiamo far vedere e l'abbiamo definito come input element in, in data binding. Avremo sempre object e object punto, value Adesso vado a scrivere ora. Qui sta dando degli errori perché? Perché c'è l'undefined, vabbè. Non è proprio l'esempio che volevo farvi vedere, però volevo farvi vedere che qui abbiamo l'HTML e input element. Adesso ci tornerà molto utile questa cosa del view child. Ovviamente il view child, questo è, diciamo, fino a Angular 17, l'unico metodo per usarlo adesso in realtà quello che possiamo fare è definirlo come una variabile signal. View child. Dictxt, Qui definiamo che tipo è html input element, qui facciamo txt input element, quindi questo qui è il nostro elemento che abbiamo definito e nel nostro html possiamo metterlo come variabile e lo passiamo così e abbiamo l'object object qui ovviamente l'input element è un, un html input element e basta però vedete che è definito volendo potrei fare un computed eh, value xt input element uguale a un computed return this.txt input element punto ovviamente ci mette il punto di domanda perché potrebbe essere undefined andiamo a salvare qui in data binding gli mettiamo questo computed eccolo qua e ovviamente <ride> non mi fa vedere niente eh, perché è un element ref di un html input element questo html mi sembrava element ref, eccolo qua. Qui mi dice che devo importarlo. Quindi è element.value. Adesso andiamo a vedere. Ovviamente non funziona. Questo è bello della diretta. Vabbè, non è questo quello che volevo farvi vedere. E comunque sia, con il view child ho il txt input element. Oh, mi scoccia che non funzioni. Txt hmm. sì, input element. Undefined na, vediamo. Mm. Niente, eliminiamo questa cosa. Salviamo da un errore perché ovviamente nell'HTML non si vede. Quindi abbiamo un, un riferimento locale. Col ViewChild possiamo agganciare questo riferimento. Adesso vediamo effettivamente per quale motivo ci torna utile conoscere il ViewChild e il local ref i template i form template allora come vi avevo già detto precedentemente quei team di angular hanno wrappato in angular tutti i tag e credo anche tutti gli attributi di angular in angular e eh, sì tutti gli attributi html e tutti i tag html in angular e soprattutto hanno mm, lavorato molto sui form nel momento stesso in cui io metto form, in realtà in questo momento non succede granché, ma se io importo qui dentro forms module, importando forms module, il form acquisisce dei superpoteri, diciamo così. Allora, vi spiego un attimino che cos'è il forms module. Prima dell'avvento di Angular 15, e degli stand-alone components, se non ricordo male era Angular 15 tutti i componenti dovevano essere definiti all'interno di un modulo quindi c'era l'app module poi potevi creare dei moduli tuoi per fare l'easy loading della tua applicazione peraltro vedremo anche i, i router come funzionano i route, l'active route eccetera e anche in quel caso useremo RXJS appunto useremo rxjs e praticamente bisognava creare dei moduli quindi ad esempio Loading cosa succedeva se tu andavi in un root particolare che ne so qui mettevi eh, stato aerei potevi creare un modulo aerei potevi creare un modulo che conteneva tutte le funzioni di questo path ma non è adesso il tema del, di quest'oggi però sappiate che praticamente prima si lavorava solo a moduli. Ovviamente i moduli come possiamo considerarli? Possiamo considerarli come una specie di, eh, di, di librerie. Librerie che vengono ad arricchire la nostra applicazione. Se nella nostra applicazione non abbiamo necessità di creare i forms, ovviamente è meglio non importarlo. Diventa un pacchetto molto più piccolo. Quindi... Però noi in questo momento dobbiamo creare un form e quindi importiamo FormsModule. Se vi ricordate anche nella lezione dove vedevamo il data binding con l'EngineModel abbiamo dovuto necessariamente importare FormsModule. Perché? Perché NG Module, e adesso lo vedremo più in dettaglio, fa parte dei, ehm, dei template form. Allora l'abbiamo importato. Andiamo qui. Nel nostro <ride> bellissima applicazione magari questa possiamo metterla qua dentro qui commentiamo tutto per il momento si sbiancherà perfetto andiamo a, a metterci un input quindi noi lo facciamo un po' più carino tanto per divertirci un po' anche con la grafica quindi facciamo un flex flex row adesso vi faccio vedere perché faccio un flex row mettiamo tutti gli elementi al centro justify center e un gap di 3 a questo punto ci mettiamo una label nome e un input input type text salviamo andiamo a vedere che, che cosa succede perché si vede così male ah. mm. input type text perché qui ecco qui il selettore perfetto abbiamo definito eh, l'input type per dire che questo input fa parte del nostro form dobbiamo metterci engine model. Se vi ricordate, facendo il data binding facevamo il banana brackets, cioè era con la quadra, la tonda e poi definivamo qui che era il nome di una variabile. Vediamo se ce n'abbiamo una disponibile. Mm, vediamo se ce n'abbiamo una disponibile. Non, signal, eh, title ad esempio, no, title. Quindi, in questo caso, mettiamo title, ok, sì, vediamo, e io, perché non va, eh, ah, ok, giusto, e siamo dentro un form, vedete, già mettendo il form cambia, vedete, questo era quello che avevamo visto, mettendoci il form, già, Angular ci avverte, guarda che l'engine model è utilizzato all'interno di un form tag molto probabilmente non è quello che vuoi far tu cioè non vuoi usarlo come brackets quindi togliamo via questo e lo mettiamo come ng model cosa stiamo dicendo a parte che continua a darmi un errore vediamo un po' ah ok mi sta dicendo Guarda, stai usando l'input type con l'enginemode all'interno di un form, serve necessariamente il name. Per chi non lo sa, il name è quello che viene usato quando si fa una postback eh, nel classico modo di, eh, di una pagina HTML e non usando Angular. Si metteva name uguale username. Adesso l'errore è scomparso, a video non è cambiato granché. Vediamo qui, togliamolo via che fa solo confusione. Non è eh, cambiato molto, perlomeno abbiamo eliminato l'errore. Però in realtà qualcosa è cambiato. Stiamo dicendo al form che questo input verrà mappato su una property che si chiama username. Qui nel momento in cui abbiamo form, se io apro la parentesi tonda, appare l'ng-submit che fa parte di ng-form. Com'è che è possibile? Se vi ricordate nelle direttive abbiamo visto che potevamo mettere ad esempio degli attributi in input, come potevamo mettere degli output eh, di tipo event meter, ve lo ricordate? Quindi qui c'è in output un event meter di un qualche cosa e qui definiamo un submit. On submit e intanto lasciamo così creiamo la funzione quindi dichiariamo il metodo qui dentro quindi vediamo un po' dove l'ha creata l'ha creata in testata sempre formattata male qui facciamo un console.log form inviato ovviamente se adesso io salvo non è cambiato granché perché perché ci devo mettere un pulsante di submit quindi, Button, type, submit, invia, valori. Se adesso salvo, allora il pulsante qui viene visualizzato male, andiamo a customizzarlo un pochino, lo abbelliamo un pochino e magari ci mettiamo un bel button, questo l'avevo già preparato l'altro giorno, eh, eccolo qua, guarda che bello. Vedete, ogni volta che clicco mi scrive form inviato. Ovviamente... Così il form ha poca utilità perché in realtà io vorrei avere ad esempio almeno questo, questa property, questo username. E quindi vorrei avere diciamo il valore definito, eh, cioè mi serve per inviarlo. Quindi, qui definiamo una variabile f e la passiamo. qui Abbiamo visto prima che posso passare il txt in un on input change, ad esempio. Ad esempio, adesso mi dà un errore perché le, quando abbiamo definito questo metodo non avevamo previsto una variabile in input, quindi qui mettiamo form dei punti any e qui ci mettiamo anche, magari se ci metto anche la r, form, form, facciamo salva, eh. facciamo salva, se adesso io scrivo qualche cosa faccio invio valori, guardate, mi invia il form in realtà però non è proprio quello che volevamo noi volevamo avere il contenuto del form no il template ref eh, il local template ref possiamo anche dire di assegnarlo alla direttiva in questo modo praticamente il form è una direttiva ngForm esportata su ngForm. È un po' complicato da comprendere all'inizio. Praticamente c'è una direttiva con il selettore Form. Tra i vari attributi della direttiva c'è una proprietà che si chiama export, ehm, export As. Quindi, diciamo che questa direttiva che viene agganciata a Form viene esportata come ngForm. Quindi questo ngForm form è sempre la nostra direttiva che viene assegnata alla localf f e viene passata al submit. Facciamo salva, scriviamo username, invio valori e come vedete qui è cambiato, non è più il nostro html, ma è un ng form. Se adesso lo espandiamo, vedete che ho Proprietà proprio di questa direttiva. La più importante di, questa, eh, di quello che viene passato, come avete già visto, è il value, e, come vedete, assume il valore di name eh, di questo input box, cioè prende il valore che è definito in name, lo setta la direttiva e ce lo passa quando facciamo il submit. Ecco qua. E quindi se definisco un altro input, qui definiremo cognome, e qui metteremo, beh, se prima era username, almeno mettiamo username, qui nome, quindi nome, e qui cognome. Quindi avremo un form un po' più magari se scrivo cognome perfetto quindi username bab76 alberto bellemo invio andiamo a vedere i valori dentro form e troveremo il nostro json cognome nome e username e quindi avremo il nostro value come vedete è un oggetto json Ora, una cosa che io faccio, questo lo serve a me quando sono in sviluppo, che vi consiglio, ad esempio, è quello di fare un pre, un tag pre, mettere in data binding il mio form, qui, e, aspettate un attimo, mettere value, mettendolo in pipe col json Vi ricordate prima che vi dicevo il pipe json e come vedete abbiamo il nostro JSON anche identificato. Quindi, se io scrivo Alberto, guardate un po' in automatico. Siccome mi sto riferendo LNG in automatico il nostro JSON si compila. Alberto, Alberto. E quando inviamo i valori automaticamente ce lo abbiamo qui. Ok, abbiamo esempio il value eccolo qua possiamo ad esempio lo username potrebbe essere un valore required quindi scriviamo required come se fosse un attributo questi sono i validatori che ci mette a disposizione i forms module ora ad esempio vogliamo disabilitare il bottone invia valori quando eh, lo username o comunque sia il form non sia valido quindi, qui diciamo disabled f.invalid. Tra le varie proprietà, c'è ad esempio il valido invalid valid, quindi si disabiliterà quando è invalido, salviamo. Se provo a cliccare, adesso voi non lo potete apprezzare, però io sto provando a cliccare e non c'è più l'invio del form qui. Perché? Perché il form è in uno stato sva invalido. Se adesso io scrivo qualche cosa, premo invio, ecco, compare. Andiamo a stilizzare un pochino questo pulsante in modo tale che quando il form non è mh, inviabile sia stilizzato un, un pelino meglio, io... Ovviamente ho già preparato la, mh, eh, la classe, quindi quando è disabled ci applichiamo un valore grigio. Perché non ricompila? Non ha ricompilato, granissimo. Come vedete, l'invia valori adesso è colorato diversamente, appena riempio, cioè rendo il form valido, cambia il colore perché posso inviare il mio form. Quindi vedete che i form gestiti in Angular eh, diventano molto semplici perché posso dire ad esempio che questo qui è un input eh, di tipo required oppure posso creare l'indirizzo email. Email e qui possiamo dirlo di tipo email. Ovviamente adesso non è stilizzato perché nello style io qui ho cablato il tutto come text, però a questo punto ci metto un virgola, vi dico email ed è stilizzato anche questo. Se andiamo ad analizzare eh, ad esempio lo username, qui andiamo a fare l'ispezione elemento di questo username, noteremo... Nell'html generato troveremo required. Ma se io adesso inserisco un valore, viene aggiunto una classe ng-touched, ng-dirty, ng-valid. Se adesso cancello il valore, vedete, rimane ng-touched, ng-dirty, ng-invalid. Adesso ve lo spiego subito. Facciamo un refresh, vedete class, in questo momento c'è ng-untouched. Engine Prestin, Engine Valid allora, queste classi vengono aggiunte dinamicamente ai nostri, ai nostri componenti, ai nostri tag HTML, sulla base dello stato. Ad esempio, in questo caso mi sta dicendo che l'utente non ha mai cliccato su questo input box. Guardate se centro dentro e ci scrivo una lettera. Eh, scusate, l'untached è in realtà quando sono a cellulare però ng dirty significa che non l'ho mai modificato facciamo un refresh ng pristine scusate è quando non l'ho mai modificato se io scrivo qualcosa diventa ng dirty ng valid perché ho riempito noi abbiamo un unico attributo che è required se io cancello vedete l'ng dirty che significa che è stato modificato il valore rimane però diventa ng invalid il che significa che io posso, ad esempio, nei miei input, input.ng invalid, dire che abbiano un, eh, un bordo border. Facciamo un red 500, magari con border spacing di 2, facciamo anche un bordo un po' più grande. Come vedete adesso è colorato di rosso, certo far vedere all'utente subito il text box colorato di rosso non è proprio carino, però rende l'idea che è un valore required. Se io adesso scrivo qualche cosa, il bordo rosso scompare, però noi vorremmo farlo vedere soltanto quando c'è, quando magari l'utente ha effettivamente cambiato qualcosa. Quindi io qui posso fare punto ng a questo punto si sì, ricarico come vedete non c'è più il bordo rosso scrivo qualcosa non c'è però se cancello vedete che compare il bordino rosso perché perché lo suo stato è invalido e l'utente ha modificato eh, il valore al suo interno quindi con queste classi possiamo dare degli aspetti visivi all'utente per fargli vedere, ad esempio, che questo textbox è un, non, è, non è riempito correttamente. Però magari noi vogliamo far vedere anche un messaggio, guarda che il nome utente è obbligatorio. E come, come facciamo? Bah, non, è, non è molto complicato, in realtà quello che facciamo è segnare sempre a un, un local ref eh, txt username che cosa è uguale al nostro ng model che è questo quindi diciamo che questo txt user made, eh, username facciamo così model viene associato a ng model e qui a questo punto possiamo fare che cosa? Eh, possiamo visualizzare il, um, un messaggio d'errore nel caso in cui anche questo componente sia invalido quindi if xt user model invalid quindi non è valido qui facciamo vedere uno span anzi uno small eh, username valore richiesto andiamo a salvare come vedete Appare la scritta username, ve l'ho richiesto. Appena scrivo lo status del, dell'input diventa valido, dell'NG Model diventa valido e quindi non è più valido questo if e non mi fa vedere più il messaggio. Ovviamente qui facciamo bgz, come, come è giusto che sia, ok sì. <ride> text color color mm, text red 500 e così abbiamo il nostro e voi direte vabbè eh, però qui c'è soltanto un required se avessi più validatori che ad esempio che ne so potremmo dire che il max length è 50. Eh, no, facciamolo di meno. Se no, max length è 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Ok, il max length, in realtà, è l'attributo eh, dell'input box. Vediamo se possiamo definirne un altro. Cosa possiamo definire come. Eh, possiamo farlo sulle mail. Facciamo così: andiamo sul nostro email. E questo lo marchiamo come email. Ok? Sì, il name è email. Ok? E anche qui vogliamo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Quindi marchiamo con locref txt ng model email. È uguale ng model. Ricopiamo questa cosa mettendogli xtmodel email ci mettiamo anche che questo valore è required fa vedere l'errore magari facciamo un br tanto per sistemare un attimino questa interfaccia ovviamente vabbè qui dobbiamo mettere email valore richiesto se io però riempio il campo mi dà un errore e non è e non c'è il valore è che questa email visto che l'ho marcata come questo qui un altro validatore ci dà, mette a disposizione angular è marcata che questo campo deve essere una email infatti vedete se io metto un'email per quanto fasulla sia scompare l'errore vorrei far vedere un errore diverso sulla base se è il validatore required oppure è l'email cioè che è l'email che non è un'email valida quindi che posso fare? If, quindi se è invalido entro qua dentro. A questo punto, as error required. Se ha l'errore required, mettiamo email valore richiesto. Se l'errore è email, allora, email non valida. Come vedete ho salvato email valore richiesto, email non valida. Ecco, sistemato. Ovviamente qui è proprio brutto farlo vedere subito gli errori di validazione, quindi oltre all'invalid posso metterci... E questo ng-model e poi stesso sta... no è scritto bene si sì, è magari facet quindi ecco vedete oppure sia dirti quindi appena inizio a scrivere okay. mi faccia vedere l'ora di validazione ma non me lo faccia vedere all'inizio quindi anche qui questo eh, nel, lo username ve l'ho richiesto qui possiamo metterci xd username model .dirty". se vi ricordate prima abbiamo fatto lo stato dell'aereo, quindi vi faccio vedere una select, ok quindi che facciamo? facciamo un altro bel div, andiamo a copiarlo andiamo a per questo Adesso io salvo c'è un altro email. Qualcuno potrebbe dirmi, ma col name e il name, abbiamo due name con email, quale prende? Eh, è lo stesso problema che ci avevi quando avevi soltanto l'HTML, qui mettiamo stato aereo, il type e cancelliamo questo input perché non vogliamo un input, ma vogliamo una select. Quindi mettiamo il select metteremo name uguale status aereo perché è il nostro status aereo ng model come abbiamo già visto mettiamo pure che è un required così devi per forza mettere lo status aereo e qui ci mettiamo le nostre options magari se scrivo option option quindi eh, a terra Qui ci mettiamo il value uguale a terra. Facciamo così. Andiamo a prenderlo dal stato aereo. Type. Prendiamo tutti questi valori. Ce li riportiamo sul nostro HTML. La terra era questo. Poi in volo. In volo. Poi atterraggio, atterraggio e per finire onboarding. Quindi caricamento. Abbiamo la nostra selet, oh, è proprio bruttina. Andiamo a stilizzarla. Abbiamo questa selet, ok. Una terra guardate in volo a terra. Caricamento. Ma magari il backend non vuole un gesso così formatato. Magari vuole un form dove il primo pezzo è i nostri dati anagrafici e magari il secondo pezzo è i dettagli del volo, supponendo di dover fare un onboarding di un passeggero all'interno di un aeroplano, no? e come facciamo a creare un, eh, un altro oggetto e adesso ve lo faccio vedere creiamo un div ad esempio un div contenitore e a questo punto qui diciamo ng model group è uguale a aereo e guardate automaticamente status aereo è messo all'interno di aereo quindi quando definiamo questa nuova direttiva engine model group abbiamo definito eh, un nuovo gruppo un nuovo oggetto all'interno di un oggetto CS ok quindi aereo status aereo mentre se io cambio ciò in volo ma qui dentro magari oltre ad avere lo status dell'aereo potremmo dire anche un'andata e ritorno quindi un radio quindi class flex flex row items center justify eh, facciamo lo start un po' di spazio label andata barra ritorno quindi adesso vedremo andata e ritorno e ci vogliamo mettere che cosa? due radio per definire se è in andata o ritorno quindi eh, facciamo la label qui dentro ci mettiamo un input di tipo radio E a questo punto name andata ritorno con il value uguale andata e ovviamente lo marchiamo come ng model e sempre con lo stesso name perché in html per definire un audio sulla stessa property bisogna dargli sempre lo stesso name e il value è ritorno quindi salviamo, abbiamo due radio, adesso scelgo il primo è andata, se scelgo il secondo è ritorno. Magari ci mettiamo anche una scritta andata e qui ci mettiamo ritorno. Tac, tac, guardate, dentro il gruppo aereo. Ora però abbiamo visto che l'unsubmit, se io riempio i campi, Gli più campi praticamente facevamo il submit passandogli il, la reference dell'NG.form quindi se faccio invia valori e andiamo a vedere la console, eccolo qui. Qui dentro abbiamo poi il value. Ma prima vi ho fatto vedere che in realtà posso fare la stessa identica cosa a usare View Child. Ok, quindi andiamo nel nostro. App component ts e definiamo chiocciola view child che cosa qual è il selettore eh, del nostro view child l'avevamo definito dov'è il form ecco qui f quindi f view child f form due punti ng form ovviamente qui Bisogna importarlo. Quindi lo importiamo. Mi dà l'errore perché bisogna essere inizializzato. Ma noi sappiamo che è già inizializzato, quindi ci mettiamo un punto esclamativo e ignoriamo l'errore. A questo punto, il riferimento del form ce l'abbiamo già nel nostro TS, non occorre più. E ce lo facciamo passare. E qui abbiamo il nostro view child. Andiamo a sistemare anche l'HTML perché qui prevedeva un valore. Salviamo e andiamo a verificare se è tutto a posto. Qui riempiamo tutti quanti i campi. Facciamo invio e come vedete abbiamo il nostro ng-form. A questo punto diciamo che magari lo stato aereo quando è la prima volta non deve essere vuoto. Ma magari desidera essere un valore di default. Allora definiamo una variabile qui. Default stato aereo value di tipo stato aereo type uguale. E qui mettiamo a terra, quindi il default value è a terra. Andiamo nel nostro HTML, andiamo nel select qui dentro. Ok. E qui su questa select dobbiamo dirgli, guarda che il valore di default dello stato aereo è quello che è contenuto in questa variabile, quindi default stato aereo value. E come si fa? Con la quadra, perché gli diciamo che in input deve prendere il default stato aereo value. Andiamo a vedere se è vero e come vedete lo status, appena lo carico, è a terra. Se io cambio il default status qui, che ne so, mettiamo atterraggio. Atterraggio. E salviamo. Come vedete il valore di default è atterraggio. E per la, per lo stesso, la stessa cosa possiamo farlo anche sui radio button. Ovviamente qui non ci interessa più il form ma metteremo il value. Eh? Quindi se adesso andiamo a compilare tutto il nostro form. Andiamo giù. Mettiamo ondata, facciamo invia valori, ecco il nostro bel JSON che possiamo mandare al backend. Ovviamente, in un'interfaccia. Adesso eliminiamo questo JSON, sennò mh, ci crea solo che confusione. Lo eliminiamo, oppure se ci può tornare utile, in un secondo momento, intanto lo commentiamo. Okay. Ovviamente, una volta che supponendo che questo sia un forma di inserimento, una volta che l'utente preme vorremmo sbiancare tutti quanti questi campi. E quindi come facciamo? Facciamo this.for.reset. Andiamo a salvare e se adesso io compilo i campi, faccio l'invio, qui è come se avessimo mandato una chiamata al back-end e vedete che i campi si sono sbiancati. Perché facendo il form reset lui sbianca tutti quanti i campi e quando vado a fare la load ad esempio, magari sono in un form in modifica no? Quindi i dati li prendo dal backend e li devo far vedere qui nei nostri input, per poi eh, l'utente li modifica e fa, e fa il submit no? E quindi cosa faccio? Allora andiamo a definire ad esempio una funzione qui scusate on load eh, data una funzione che magari adesso metteremo un pulsante che andremo a richiamare no? quindi on load data andiamo a definirla subito così quindi qui oltre al bottone di invio definiamo un altro bottone Type button carica i dati. Ovviamente le vedo così. Mettiamolo un po' più carino: eh, flex, flex row, item center, justify start. Lo mettiamo un po' più carino. Salviamo. Ok, ci aggiungiamo magari un po' di spazio tra i pulsanti. Ok, ecco qui. Ora, quando premo eh, questo pulsante di carica dati, andiamo col, sempre col data binding on load data. Quindi è come se facessimo finta che andiamo a caricare qualcosa dal back end e poi riempiamo questi campi qui. Come facciamo? vis.for.setValue e qui dobbiamo dare lo stesso JSON che avevamo in ingresso. Perché se io adesso non gli ho dato quanti parametri, guardate cosa succede se io metto soltanto username ad esempio possiamo mettere Alberto anzi Bab76 e premo carica i dati mi va in errore perché mi dice guarda che devi dare anche il valore al controllo col nome quindi nome Alberto se adesso io ricarico i dati mi dice che anche il controllo cognome devo allora a questo punto visto che non mi ricordo il json facciamolo vedere tranquillamente qui questo è il json che devo fare devo passare al mio set value quindi copio tutto questo json qui posso ricommentarlo andiamo qua e nel set value a questo punto posso metterlo qui quindi up, seven, in realtà questa cosa questa operazione non verrà fatta perché perché sarà il backend che ci dirà come vuole e come ci ridarà il JSON che dovremo poi andare a modificare, no? Quindi, qui mettiamo alberto bb a chiocciola.it atterraggio andata. Adesso io salvo e andiamo a caricare i dati. Bam. Abbiamo il nostro form tutto quanto riempito. Ovviamente possiamo anche rinviarlo. Oppure carico i dati e posso modificarlo. Invio i valori. Vedete che i valori qui inviati sono diversi e si sbianca il form. Ma il form non ci dà soltanto set value, che come abbiamo visto dobbiamo indicare tutti quanti i campi che sono definiti nel template form. Ma abbiamo anche un altro modo che è this.form.patchValue value. Eh, sì, non è patchmap.form.patchvalue Che differenza c'è? Il primo devo impostare tutti quanti i campi. Con il secondo posso dirgli ad esempio username punti 76 e adesso vedremo che se io faccio il carica dei dati mi riempie soltanto l'username ma vi farò vedere di più se io qui ho scritto qualche cosa e poi faccio carica i dati non mi sovrascrive tutto facciamo l'esempio con il set value okay. quindi rimettiamo il set value e iniziamo a compilare i dati Andata. Adesso io carico i dati, mi ha riscritto tutto quanto. Se io so ricarico i dati, mi ha riscritto anche le mail. Con il patch value, invece, posso settare soltanto qualche valore. Carico i dati, soltanto lo username perché l'ho indicato qui, ma posso dirgli anche le mail a.it adesso io carico i dati, ecco. Ne ho caricati soltanto due campi. Ad esempio, possiamo mettere sempre per completenza di questo form potremmo dire anche che c'è un checkbox l'accettazione delle condizioni. Copiamo questa sezione mettiamo accetto le condizioni di utilizzo questo non sarà più un'email ma sarà un checkbox engine model name accetto condizioni required ovviamente fin tanto che non accetto le condizioni il format non, non si potrà inviare quindi magari mettiamo di nuovo bub76 qui mettiamo alberto bb AA. andata vedete non si abilita e appena accetto le condizioni si attiva il pulsante e come viene renderizzato come, come viene creato questo JSON con i checkbox secondo voi? Andiamo a riabilitare questo per andarlo a vedere. Rimettiamo i nostri dati. Questo, questo. Andiamo a vedere. Accetto condizioni. è Una variabile booleana. Vanno bene eh, per, eh, per form semplici, ma per form magari più complessi, con eh, ad esempio, eh, che ne so, supponiamo una rubrica che c'hai nome cognome eccetera e poi magari hai diversi componenti al suo interno tipo l'indirizzo il contatto email che possono essere più di uno con l'aggiunta rimozione si sposa meglio secondo me i reactive form e lavorano decisamente meglio hanno più da, da come la vedo io insomma molta più flessibilità però sapere come funzionano i template form insomma è carino poi vedete in realtà ci sono tante altre cose eh, che danno ehm, che da il forms module l'unica raccomandazione che di solito si fa è nella vostra applicazione o usate solo i template form o usate solo i reactive form cercate di non mischiare eh, di non usare da una parte una cosa da una parte l'altra perché semplicemente perché fanno entrambi la stessa cosa ma ingigantite poi il prodotto eh, del javascript che viene poi in uscita supponiamo che magari avete due form o lo usate soltanto di template form oppure usate soltanto di reactive form